sia lodato, adorato e ringraziato in ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Proseguiamo con la lettura delle ultime rivelazioni che ci ha consentito di meditare insieme in questo mese. Sono le ultime in senso assoluto. La vita di Santa Margherita è stata un continuo viaggiare da un'estasi all'altra dentro il mistero del cuore di Gesù, di cui è stata ardentissimamente innamorata. Sentiremo questa sera un'esperienza mistica del tutto particolare che ci fa rendere conto di quanto grande sia il mistero dell'amore del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Ci sono una serie di avvenimenti spirituali che si situano tra la prima apparizione del Sacro Cuore, che ricorderemo nel 1673, e la partenza del padre La Colombiera. Ecco una delle sue esperienze. Quando mi sveglio mi sembra di trovare il mio Dio presente, al quale il mio cuore si unisce come al suo principio e alla sua pienezza. È ciò che mi dà una sete così ardente di andare al cospetto del Santissimo Sacramento, tanto che i momenti che impiego per vestirmi mi sembrano delle ore. E avverto un dolore così vivo e possente che si impadronisce del mio costato sinistro e del mio petto, che mi sento bloccata e oppressa così fortemente da essermi impossibile resistere. Vado allora come una malata languente a presentarmi al mio medico onnipotente, fuori del quale non posso trovare né riposo né sollievo. In questa piccola ma forte testimonianza di Santa Margherita vediamo alcuni degli effetti della rivelazione dell'accoglienza dell'amore del Sacro Cuore. Questa santa suora si infiamma di amore per verso l'Eucaristia. Chi ha conosciuto il cuore di Gesù non può fare a meno del Santissimo Sacramento, non soltanto la domenica, ma se possibile anche tutti i giorni, e se non fosse possibile tutti i giorni, più stesso possibile. E poi un fenomeno mistico molto diffuso tra vari santi amanti, che è appunto il dolore al costato sinistro e al petto. Dolore che passava soltanto quando si trovava la presenza del suo medico onnipotente. Un santo molto, che da quanto ho capito è molto venerato anche qui a Sermoneta, che è San Filippo Neri, ha avuto dei fenomeni straordinari legati al suo cuore, no? Cuore che prendeva fuoco, costole spostate a causa dell'ardore del fuoco, di amore verso Gesù e cose del genere. Certamente questi sono eventi straordinari, ma possiamo e dobbiamo chiedere al Signore che infiammi il nostro cuore di amore per Lui. Altra sua testimonianza, anche questa molto profonda e molto bella. Me ne sto ai suoi piedi come un'ostia viva che non ha altro desiderio che di essergli immolata e sacrificata, per consumarmi in olocausto nelle pure fiamme del suo amore, dove sento il mio cuore perdersi come in una fornace ardente. Mi sembra che il mio spirito si allontani da me per perdersi nell'immensa grandezza di Dio, senza che sia il mio potere applicarlo al mio punto di orazione. Esso si accontenta di questo unico oggetto. Altro elemento fondamentale, ecco, di chi conosce l'amore di Gesù e viene bruciato, è il desiderio di immolarsi, di sacrificarsi, di dimostrare con il proprio amore anche sofferente, e sofferente semplicemente per esigenza di conformazione con lo sposo divino e anche, come sappiamo, per la salvezza delle anime, che sono
Il pensiero unico nel cuore di Gesù, quando lo si ama veramente, come Gesù dice nel Vangelo, lo lascia comprendere, nasce spontaneo quel desiderio di conformarsi, lo vedremo ancora dopo con una abbastanza sconvolgente visione di Santa Margherita, l'esigenza di conformarsi allo sposo crocifisso e l'esigenza di soffrire con lui e per lui, per il bene e per la salvezza delle anime. Ecco una preghiera che Santa Margherita indirizzava quando, come noi ora, si trovava davanti a Gesù Eucaristia. Mio Gesù e mio amore, prendi tutto ciò che ho e tutto ciò che sono e possiedimi nella misura del tuo beneplacito, perché tutto ciò che ho è tuo senza riserva. Trasformami tutta in te affinché non abbia più il potere di separarmi in un solo istante e fa che non agisca più che mossa dal tuo amore. Penso che abbiate sentito parlare che in mistica il vertice dell'unione con Dio si realizza in un fenomeno molto particolare che si chiama il matrimonio mistico. Il linguaggio che usa Santa Margherita è proprio il linguaggio di questa realtà. Prendi tutto ciò che ho e tutto ciò che sono e possiedi nella misura del tuo beneplacito. Voi sapete che in un matrimonio umano tutto lo sposo si dona alla sposa, tutto ciò che è, tutto ciò che ha è completamente a suo servizio e viceversa. Nel matrimonio mistico si vive la stessa identica cosa, soltanto che uno dei termini delle nozze non è umano, ma è divino. Molte sante hanno vissuto il matrimonio mistico con Gesù, molti santi hanno vissuto il matrimonio mistico con Gesù e qualcuno il matrimonio mistico con la Madonna. Non deve stupirci tutto questo, perché si tratta di realtà che sublimano ciò che è comunque normale per noi figli di Dio, perché la relazione con Gesù e con la Madonna deve essere una relazione di amore profonda. E Papa Francesco si sta prodigando, e a volte viene anche non capito e travisato, per far comprendere questa immensità dell'amore di Dio, che deve essere conosciuto, accolto, compreso e ricambiato come lui vuole, adeguatamente. Ancora, alla vigilia di una santa comunione, voi sapete che l'ha detto anche Gesù, vi ricordate in una delle visioni, mi riceverai tutte le volte che l'obbedienza te lo consentirà, a quei tempi non era facile concessione da parte dei confessori permettere ai propri diretti o ai propri penitenti di accostarsi alla santa comunione. Comunque, alla vigilia di una comunione ricevette una nuova visione al Sacro Cuore. E ancora, lei chiedeva al Signore di unire il proprio cuore al suo. Lui accolse questa richiesta, ma non senza darle una lezione salutare. E qui comincia la citazione e il racconto di questa esperienza mistica. Mi fece vedere attraverso la più alta comprensione il suo bel cuore, più splendente del sole e di un'infinita grandezza, e un piccolo punto che sembrava un atomo, il quale era tutto nero e sfigurato, ma si sforzava ugualmente di avvicinarsi a quella bella luce. Però, senza successo, se questo cuore amoroso non lo avesse attirato a sé dicendo: inabissati nella mia grandezza e stai attenta a non uscirne mai più, perché se ne esci non vi entrerai più. È profondissima questa rivelazione che ci fa comprendere, attenzione, qui sta parlando una santa che, se uno si legge la biografia, dice: bene, se questa santa era un atomo tutto nero e sfigurato, chi lo sa come vede a me il nostro Signore? Eppure, o se anche più grande santo, più strepitoso che ci sia stato, davanti all'immensità del cuore di Gesù siamo tutti meno che atomi. E
Certo che noi dobbiamo corrispondere a Lui, ma dobbiamo sempre ricordare che è la Sua condiscendenza che si avvicina a noi e ci permette, ecco, di entrare in Lui. Perché il nostro nulla, ecco, la nostra miseria, sia completamente assorbita dal tutto e dalla luce che Lui è. Ricordiamo che nel Vangelo di San Giovanni Gesù chiaramente dice: senza di me non potete fare nulla. Sappiamo che il mistero del Sacro Cuore è molto legato, ormai dopo questo mese di meditazioni, al momento del Getsemani. E una volta ancora, mentre Santa Margherita Maria stava meditando, ecco, sulla figura del Salvatore che agonizza nell'orto degli ulivi, ricevette la parola del Signore che le disse: ho più sofferto qui, attenzione, dice, che in tutto il resto della mia passione. Questa è una cosa molto importante. Gesù dice che ha più sofferto nell'orto degli ulivi che in tutto il resto della passione, vedendomi in un abbandono generale del cielo e della terra e caricato di tutti i peccati degli uomini. Sono comparso davanti alla santità di Dio che senza riguardo per la mia innocenza mi ha maltrattato nel suo furore. Non c'è creatura che possa comprendere i tormenti che ho sofferto allora. Cioè, quando Gesù era carico di tutti i peccati di tutti gli uomini di tutti i tempi e così si è presentato davanti al Padre, abbandonato da Lui e abbandonato tutti quanti gli uomini, compresi gli apostoli a cui aveva chiesto un minimo di sollievo. È questo stesso dolore che l'anima colpevole proverà quando, portata davanti al tribunale della santità divina, questa graverà su di lei, la maltratterà e l'opprimerà e la ridurrà mal partito nel suo giusto furore. Quindi quello che Gesù ha vissuto, e l'ha vissuto perché noi ce lo risparmiassimo, lo vivranno coloro che, sordi e chiusi alla sua salvezza, oseranno presentarsi davanti a Dio senza essere stati lavati dal sangue di Gesù e ricoperti dei suoi meriti. E adesso ascoltate senza scandalizzarvi, perché possiamo comprendere meglio il mistero dell'amore infiammato di Gesù. Usiamo termini riverenti, insomma, nei confronti della sua maestà, ma qui si potrebbe anche esagerare con il vocabolario. E sentite che cosa è successo. Un certo venerdì, non precisa la data, dopo la comunione, ella si sentì tutta addossata al Cristo vivo. Gesù gli pose la bocca di Margherita, sulla piaga del costato. Capite? Labbra su labbra. Labbra di bocca sul labbro del costato, e la tenne stretta fortemente, pensate, per 3 o 4 ore, con delizie inesprimibili che la santa provò. Un'altra volta, mentre si alzava, il Salvatore, scoprendo il suo cuore, le disse: ecco le ferite che ricevo dal mio popolo eletto. Gli altri si accontentano di percuotere il mio corpo, ma costoro attaccano il mio cuore che non ha mai cessato di amare. Le ultime considerazioni, attenzione che queste sono molto molto forti, ancora dopo la Santa Comunione, Gesù può comprendere che grandi sofferenze gli vengono apportate dai peccati delle anime cosiddette eletti, quindi soprattutto i religiosi e le religiose. Si presentò a me come un eccellomo, tutto straziato e sfigurato, dicendo: non ho trovato nessuno che mi abbia voluto dare un posto dove riposare in questo stato sofferente e doloroso. Questa vista mi impresse un così vivo dolore che mi sarebbe stata 1000 volte più dolce la morte che vedere il mio Salvatore in quello stato. Lui mi disse: se tu sapessi chi mi ha messo in questo stato, il tuo dolore sarebbe molto più grande. Sono 5 anime consacrate al tuo servizio che mi hanno così trattato.
i religiosi e le religiose, così come i sacerdoti, i vescovi e tutte quante coloro che sono insigniti dell'ordine sacro, hanno ricevuto molto dal Signore, ma molto il Signore si aspetta da loro, e se non ben corrispondono, ecco, molto è il dolore che arrecano al cuore di Gesù. Chiudiamo questo splendido mese, queste splendide meditazioni, con un'altra splendida preghiera, che è in realtà un atto di abbandono, scritto sempre da Santa Margherita Maria. Questo è il cuore di questa donna che prega dinanzi al cuore del suo innamorato divino, che è il Sacro Cuore di Gesù. Ma è infine al mio Dio che mi abbandono, poiché Lui solo conosce il dolore del mio cuore e le mie ingratitudini. Lui solo è il sovrano di me e tutti i suoi mali, che possono essere esposti solo da chi li ha impressi nella mia anima. Il mio cuore tutto inabissato nel suo centro, che è il cuore umile del mio Gesù, ha una sete inalterabile di umiliazione e di disprezzi, come pure di essere dimenticato da tutte le creature, mai essendo io più soddisfatta di quando sono conforme al mio sposo crocifisso. Il termine ultimo, la vetta della santità, si compie in una profonda interiorità. Quindi l'anima innamorata di Gesù non fugge, come tutti facciamo, le umiliazioni e disprezzi, ma le cerca. Sete inalterabile di umiliazioni e disprezzi. Non cerca di essere apprezzato, considerato, stimato, riverito, ben voluto dalle altre creature, tutte cose molto umane e comprensibili, umanamente parlando, ma cerca di essere dimenticato da tutte le creature. E questo perché? Perché l'unica cosa che gli interessa è essere conosciuto e amato dal Creatore, non dalle creature. E il massimo del suo obiettivo è divenire il più conforme possibile al suo sposo crocifisso, come appunto dice. Come è stata la vita di Gesù? Gesù è stato disprezzato, è stato umiliato, è stato spudacchiato. Era Dio e neanche lo riconoscevano come sant'uomo, l'hanno chiamato criminale, delinquente, impostore, pazzo. E quindi è stato saziato, come abbiamo pregato attraverso alcune preghiere di questo mese, di obbrobri e di umiliazioni. E quindi appunto, le esigenze dell'amore, io spero tanto che nel nostro cuore resti da questo mese la percezione profonda, con la comprensione profonda, che Gesù vuole un rapporto sponsale con i suoi figli. Non dobbiamo avere paura con tutti, anche con chi è sposato, che ha la moglie o il marito naturali, l'amore divino soprannaturale non toglie nulla all'amore umano, perché sta su un livello diverso, anche se è intimo, è forte, è travolgente. Perché è solo questo amore che ci permette di essere perfettamente conformi a ciò che Gesù da noi vuole. Non soltanto i 10 comandamenti, che rappresentano la base comune per tutti, ma proprio questa esigenza di sequela profonda, non solo di tutti gli insegnamenti, anche evangelici di Gesù, ma soprattutto del suo esempio. E San Giovanni della Croce diceva che tutta la santità nostra consiste semplicemente nello studiare il libro di Gesù e ricopiarlo, riga per riga. Per le anime devote dalla Madonna, se vogliono, studiare la copia vivente del libro di Gesù, si studiano la Divina Maria, che è la stessa cosa, solo vissuta al femminile, nella creatura che ne rappresenta la copia perfetta, ecco, la riproduzione proprio naturale, eccellente di ciò che Gesù è ed è stato. Bene, adesso facciamo un pochino di silenzio davanti al nostro Dio, ecco, esternandogli il nostro cuore, il nostro amore e la nostra gratitudine. Si è lodato, abbandonato e ringraziato ogni momento. Santissimo, divinissimo sacramento.